Quest'anno prestazioni sempre ampiamente sopra la sufficienza, ti mancava un po' il gol, che è un po' una caratteristica tua, soprattutto su punizioni, oggi finalmente è arrivato. Sì, diciamo che negli ultimi anni 7-8 gol li ho sempre fatti e le punizioni è il modo in cui ne ho segnati di più nella mia carriera. Quest'anno gioco un pelino più basso rispetto agli ultimi anni, però non nego che mi mancasse un po' la soddisfazione del gol, per fortuna è arrivata, sono contento che sia arrivata in una domenica di vittoria. Nell'economia della partita la tua è stata la rete più importante, perché sai, 1-0 ancora un po' in bilico, invece mettendo su 2-0 dopo pochi minuti è stata tutta in discesa grazie probabilmente nel momento in cui è arrivata subito. Probabilmente è arrivata in un momento su cui ha messo un pochettino più in discesa la partita, però credo che oggi la squadra era concentrata, la squadra era attenta e la vittoria sarebbe arrivata anche senza la mia rete su punizione. C'è stata la battuta d'arresto con l'Albisola che sembra che sia servita molto, insomma queste ultime due partite avete reagito bene, dimostrato che era stato solo un episodio. Credo che la partita con l'Albisola ci possa insegnare tanto, è ovvio che perdere non ha fatto piacere e non fa mai piacere in generale, però dalle sconfitte si può imparare più che dalle vittorie. E credo che ci sia servita e abbiamo dimostrato di reagire subito nella maniera più importante e giusta. Siete stati a lungo a un punto dal Ponsacco, quindi secondi inseguendo, adesso invece siete a più 4. Cambiano un po' le prospettive, ma come dicevi tu, il campionato è ancora lungo, quindi sì, no, è un buon vantaggio, ma non la classifica è normale guardarla, ma non deve influenzarci troppo sul lato del lavoro, sul lato della nostra voglia. Bisogna continuare a lavorare. Normale che fa piacere essere primi, ma eravamo molto tranquilli e consci delle nostre possibilità, anche essendo un punto dietro Ponsacco. Dobbiamo solo continuare a lavorare, mancano veramente tante partite, quindi adesso bisogna dare il peso giusto alla classifica. Chiudiamo col fatto che appunto era il tuo primo gol stagionale, quindi dedichiamola a qualcuno se vuoi. È il primo che posso dedicare al mio bambino, quindi lo dedico volentieri a lui e ai miei nonni che non stanno passando momenti facilissimi. Grazie mille.